dico, la gestione Bartolini io la conosco da quando c'era Tecnocop, dalle prime cooperative. Io conoscevo già chi gestiva le cooperative, già pagavano le tangenti dentro a Scarparo e Della Scala, tutte e due. Proprio, già a conoscenza, perché ero io che andavo a prendere i soldi in banca per poi portarli a loro. Bene? Quando poi è successo che è morto un amico mio che aveva la gestione delle cooperative, mi sono venuto a chiamare se mi poteva interessare. Ho preso i contatti. La prima cosa che mi hanno domandato è i soldi a fine mese. Scarparo era il capo area della Toscana, e della Sardegna, che a sua volta ha avuto diversi incarichi molto importanti nella BRT. È uno dei vecchi. L'unico sindacato, perlomeno io parlo per lavoria, era CGL, perché Bartolini voleva solamente CGL. Tant'è vero che c'erano degli iscritti che pagavo io, che non interessava nemmeno essere iscritti, però io pagavo le loro tessere, senza fargliele levare, perché mi obbligavano. Perché hanno sempre avuto paura dei SICOBAS, dei COBAS di Bologna, dei COBAS che all'epoca non erano ancora usciti, e di altri, perché volevano il monopolio, perché volevano fare come gli pare. È sempre stato questo. Funzionava questo: io andavo da Carrara a Pisa, in via Morano, e facevo: Carrara siamo messi male, devo cambiare cooperativa, purtroppo non ce la faccio con l'IVA, non ce l'ho fatto con questo, sono dietro qui, sono dietro di qua. E se lui faceva sì, va bene, lui chiamava Scarparo, si mettevano d'accordo, e il giorno dopo mi davano l'ok per il cambio. Senza avere tanti problemi, addirittura in un cambio di cooperativa mi hanno fatto portare ferie, permessi e roll e TFR su un'altra cooperativa. E poi poteva essere un continuato tra una cooperativa e l'altra. Questi sono gli accordi. Poi il signor Carrara, però stranamente non si sa come mai, ma il suo genero, detto dal signor Scarparo, che era un fan cazzista, che era un buono a nulla, è stato assunto dentro la BRT di Pisa, in un secondo livello. Strano, fortuna, sono i casi della vita. Bartolini BRT Corriere Espresso è più vicino a voi e ai vostri clienti. Per garantire servizi di ritiro e consegna rapidi, con elevati standard qualitativi di servizio e assistenza. Bartolini BRT Corriere Espresso, grazie a terminal dotati di sistemi automatici di smistamento ad alta tecnologia e moderni automezzi ecologici, offre per ogni esigenza di trasporto un servizio veloce ed affidabile in Italia, in Europa e nel mondo. Allora, loro hanno un POG dove decidono quanta gente possa lavorare dentro e quanta gente non possa lavorare, perché se no non riesci a valorizzare, perlomeno prima, ora non più perché ora pagano a 22 euro l'ora. Dopo che mi hanno arrestato, dopo che tutto il casino che è successo, la pagano 22 euro l'ora, senza più esserci POG, PIG, POG, non c'è più nulla, pagano 22 euro cash, che se l'avessero fatto a me io non mi sarei trovato ora in questo problema qui. E allora, quando si tratta del turno partenze, il preposto va da ROP, che è il responsabile delle partenze, e dice quanta gente c'è, quanta roba non c'è, quanti, come, a che ore si fanno entrare, a che ore si accende la macchina, e tutto, lo decidono loro. Se poi chiaramente te non stai dietro a quello che dicono loro, non riesci a valorizzare. E loro dicevano, poi si guarda, poi voi dovete lavorare meglio, dovete lavorare con meno persone, dovete fare meno ore, dovete fare tutto questo. Una divisione logistica specializzata nell'erogazione di servizi in outsourcing personalizzati e di alto livello qualitativo, con impianti adiacenti alle filiali di trasporto, per garantire tempi di evasione assolutamente competitivi. Sicurezza zero, te lo dico, però o lavori o non lavori, perché un magazzino che non so quanti metri quadrati è, e te devi prendere la roba, buttarla tutta in terra, di prenderla su quelle gabbie, le strisce gialle non ci sono, ti obbligano perché te devi finire, entro le 7 devi finire, loro non ne fanno caso, entro le 7 devi finire, trenini con pancali, trenino quello, trenino quella, e se non lo fai ti rompono il culo. Magazzini sotto BRD, perché c'è i responsabili di notte, perché però poi dormono nel suo gabbiottino, perché non li andare a chiamare, non li andare a rompere i coglioni, perché dormono, e rubano, perché ti ho anche visto, rubano perché l'hanno preso rubando e non gli hanno mai fatto nulla, però tutti i miei dipendenti erano ladri, mentre il suo l'ho preso io perché l'ho chiamato e gli ho detto guarda, c'è tizio, c'ha le tazzine del caffè dentro la macchina, è tutto, no ma lascia stare, me la vedo io, non ti sta a preoccupare. E questo è, se domandi in magazzino lo sanno tutti queste storie qui. Però la cooperativa sono sempre ladri, sono sempre quelli. I BRT sono perfetti.
Poi stranamente la roba costosa spariva tra sabato e domenica. Tra sabato e domenica, no? Il lunedì andavi, c'era le scatole vuote dei computer, c'era la scatola di questo. Ciao dal vostro Ferdi, oggi sono qui per manifestare la mia totale insoddisfazione per il Corriere Bartolini, veramente pessimo, che si è dimostrato veramente pessimo. Comprato un cellulare dal Gearbest, arrivato come vedete qui il 22 maggio, ritirata, partito il 22 maggio, oggi siamo al 30 di maggio, e praticamente questo pacco è sparito volatilizzato, quindi l'avranno perso, oppure qualcuno di loro se lo sarà preso e portato a casa. Bah. E poi una parentesi, Bartolini controlla completamente le cooperative, perché chiede obbligatoriamente i cassetti fiscali, sia per il finanziario che quello fiscale. Quello fiscale era sempre a zero perché non si pagava nulla, ma non gliene fregava nulla perché non sono solidali. Loro controllavano semplicemente il cassetto, quello dell'INPS e dell'INAI, perché quelli sono solidali. Loro sapevano benissimo. Sapevano benissimo che non si pagava nulla. Che nessuno. 4 anni non ricevono gratificazioni straordinarie in busta paga, lamentano una decurtazione di una 50ina di euro, ma soprattutto il mancato pagamento del TFR. Ogni anno la ditta cambia il nome della cooperativa Magazzinieri, impedendo ai lavoratori di maturare l'anzianità necessaria per essere liquidati. Quando ho detto del sistema delle doppie buste paghe, è stato controllato e ho fatto una riunione in BRT. Loro gli basta che tu faccia una cosa. Invece di essere 100.000 o 110, sono 70 o 60. Non importa, l'importante è che tu paghi. E tu gli dia il DURC. Loro sanno che. Loro sanno benissimo. Sono reali. Lo sanno benissimo. È che con me ho avuto tre ispezioni, non hanno detto bene tutte le mie tre ispezioni. Guarda, dice un giochino, che te come cooperativa non puoi controllare quando sei come fanno loro. Non puoi controllare se realmente le competenze sono reali oppure no, perché te non hai un metodo per dire sì è quello, no non è quello. Quella volta che mi sono messo a controllare il peso dei pancali, se andava bene, se andava tutto bene, sai cosa mi hanno detto? Il trespallo non è tarato, l'hai nel culo, mi dispiace, non ti posso dire nulla. Perché una giornata tipo, ti dico, 40 Sardegne, 330.000 colli, è tutto, un giorno prendevi 18.000 euro e il giorno dopo ne prendevi 15.000 con gli stessi quintalato, e non si riusciva a capire come mai. È quello che loro ti fregano, ti danno un aumento però poi ti fregano da un'altra parte. Quando chiamano testimoni, arriva giù il portone degli avvocati da Bologna, prendono il tipo, gli dicono te devi dire così, 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 così. E via, come è già successo. E la BRT, anche con il discorso di intermediazione di manodopera, ha sempre avuto fortuna. Voi avete a fare una richiesta alla cooperativa? Voglio fare una richiesta alla cooperativa che è entrata dentro dopo di me. Siccome io ero dipendente in tutto e per tutto, è un licenziamento fatto per perdita d'appalto e tutto, io richiedo, come d'accordo sindacale con CGL, perché è stato fatto con la CGL di Pisa, di rientrare a lavorare, come mio diritto, punto. Non hai la possibilità, te quando entri dentro nel mondo BRT, loro hai tanti paletti, devi stare agli accordi sindacali che hanno fatto loro e magari per te non sono convenienti, perché te non hai soldi per poterli pagare. E là a questo punto loro si inventano qualcosa e ti fanno fare una fattura fasulla, ti fanno fare una fattura fasulla, dove c'è scritto per i buoni pasto, per i giorni di malattia, per questo. Perché l'ho visto in suo pelle, l'ho fatta io. Prima c'era scritto per lavori extra magazzino e poi di punto in bianco, siccome il mio avvocato disse che sono fatture che non sono vere, hanno fatto cambiare la dicitura sulla fattura e si sono dati una martellata sulle palle da solo. Questa è la verità. La verità è questa. BRT è un'associazione a delinquere. Punto.